feste nei supermercati. Li facevano anche noi quelli per Coop. Oh, a parte che c'è un mezzo sgamato e quelli ci seguono pure. No, a Carrefour, lì per Coop. Ah, lì perché al centro commerciale dici? Sì. Cosa vogliamo festeggiare al centro commerciale? Che cazzo ne so, il mio compleanno. Andiamo dal ristorante fiorentino di Firenze. Buono. E non paghiamo un calcio. Niente. Niente. Mangiamo nel sandwich. E ci andiamo. Sì. Senza però pagare. Fanno gli scontrini prima lì. Ragazzi, mi sono messo a finire. Come state? Questa puntata un po' così veloce. Quanti di voi fanno gli anni oggi? Scrivete qua sotto hashtag io e il numero dell'età che compite. Sigla. A tutti voi dagli Arcade Boys. Barro, non so se tu questa notte hai visto cosa è successo. No, dormivo, perché io la notte ho questo brutto vizio che quando riesco di dormire. Beh, è un bellissimo brutto vizio, io te lo dico. È bellissimo, bruttissimo, certo. Ma allo stesso tempo. Vediamo se su YouTube c'è qualcosa, così ti aggiorno di cosa è successo. Aggiornami. Allora, per quanto vi potrà sembrare una cazzata, una cosa stupida, che non mi dovrebbe toccare, questa cosa mi ha toccato tantissimo perché proprio mi dipinge come la persona che non, cioè, che proprio è molto lontana da quello che sono io. Invito tutti gli indignati che in questo momento sono online a lamentarsi, che stanno a Milano, a venire a City Life a Milano, a constatare insieme a me se era mia premura portarli, a far vedere che in questo momento non stiamo uccidendo e non stiamo sprecando cibo in barba alla fame nel mondo. Grazie. Ovviamente mi rendo conto che ci sarà chi avrà della malizia a prescindere dai nostri confronti, ma io ci tengo a rimarcare questa cosa perché in più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna che abbiamo avuto noi. Tutti quelli che si sono sentiti toccati e indignati dal fatto che la festa è stata organizzata in un supermercato, mi è stato detto da chi l'ha organizzata, quindi da mia mamma e da Chiara, che proprio della spesa e del cibo verrà donato ai più bisognosi, cioè domani. Se dico tutto questo è semplicemente perché conosco mie polli e so che in parte preponderante tutte le testate online diranno che io e Chiara abbiamo sfasciato un supermercato in barba alla fame del mondo. Siccome questo non è, ci tenevo a dire il nostro pensiero e non venire rappresentati come. Probabilmente chiunque si fosse trovato in una festa sorpresa in un supermercato avrebbe toccato i prodotti che trovava. Chiedo scusa perché mi rendo conto di avere un'esposizione, di non dover dare certi tipi di messaggi. Come potete vedere ho mandato tutti quanti gli invitati via. Il negozio è integro, non c'è stata la guerriglia urbana. Il panettone che ho lanciato è ancora lì. Quindi tutti gli indignati possono andare a dormire sereni. Grazie mille a tutti e grazie per l'amore. Detto questo non lo faccio per giustificarmi, ma io e Chiara capiamo l'importanza dell'esposizione e dell'influenza che abbiamo sulle persone. Quindi questa non è una festa per esprimere l'opulenza, ma è semplicemente una cosa simpatica che hanno voluto fare per me. Spero che capiate. Allora, l'unica storia che avete visto dove è stato sprecato del cibo è mia. Mi assumo la colpa, ho lanciato una foglia di lattuga, quindi chiedo umilmente scusa. Sono stato preso dall'euforia della festa. E al compleanno non c'è, cioè un anno mi inviti, l'anno dopo non mi inviti, che non sono più tuo amico. Cos'è? Sono indignato. Io sono indignato perché non mi hai invitato. Poi l'anno scorso ho detto: oh Fede, faccio gli anni, me lo fai il regalo? Sì, caro amico Barlo, dimmi che regalo vuoi. Va, volevo un tatuaggino sulla mano, no? Il logo di Arcade Army che fa pure tu brutto. Cosa gli hai regalato? Stai zitto, io gli ho regalato la maglietta di fibra. Sì, hai ragione. Va, sì, ah sì, tranquillo, io sono amico dei tatuatori migliori del mondo, caro amico Barlo, adesso ti regalo io il tatuaggio. Così, stai tranquillo però, mi raccomando, c'è un po' da aspettare, ma tra un po' faccio un altro anno, Fede, se è passato un anno, sto ancora aspettando. Sì, caro amico Barlo, ma non ti hanno invitato, mi hanno fatto la festa sorpresa, non è che l'ho invitato, cioè, è la sorpresa. Sei indignato per questo? Sono indignato perché uno, mi hai promesso il tatuaggio e non l'ho avuto. Okay. Due, non mi hai invitato al compleanno, quindi d'ora in poi la fede. Ma tu puoi parlare così del tuo qua, del tuo capo. Cos'è così del tuo capo tu? Il suo qua. Lo sai che ormai il millantatore. Sai che probabilmente adesso anche il nostro capo è anche io, Toby, visto che ci ha propsato l'ultima volta. Allora sono tutti capi. Sì, ogni volta che qualcuno ti propsa è un capo. Fai qualcosa, è tuo capo. Venduto. Ho capito. Barlo ha segnato per questo, ma io come la metà degli italiani mi sono indignato per lo spreco di cibo, sì, che ha lo spreco di cibo che è nella tua persona in quel supermercato e io non ero lì a rubarmi perché non ci hai invitato. Se ci rubavamo i panettoni
Io mi rubavo lo show con qualsiasi cosa. Comunque io ho capito che quest'anno il Natale lo festeggio 4-5 giorni dopo. Ancora così la roba, così la roba costa di meno. No vabbè, cioè, abbiamo avuto in tempo reale, cioè, quindi io seguivo bene le storie perché io non dormivo, della gente che si lamentava su Twitter talmente tanto. Ma chi è, tanto, la signorina? Ma no, ma varia gente, io non so chi, però anche varia gente dello spettacolo che si lamentava, si indignava, ha fermato la festa, ha mandato via le persone. Fermi tutti ragazzi, sono indignati, basta. E ma comunque la roba l'ha pagata. Ha dovuto fermarsi a spiegare la situazione. Cioè, allora, per tutto il male che voglio a Fedez, vorrei che non sparisse dalla faccia della musica italiana. Che facesse il giudice, X Factor, il modello, altro. No, in realtà sto ascoltando il disco nuovo perché secondo me spacca, però vabbè. Tanto Los Angeles a farlo. Poi Canova, cazzo parliamo, cioè quello è un mostro. Succede che siamo arrivati nell'epoca in cui uno c'ha i soldi per poter fare le cose e gli altri si indignano. Gli altri si indignano, no, perché no, dipende chi le fa. Perché attenzione, vi siete indignati per la guerra col cibo. Non vi siete indignati quando l'ha fatto Belushi in Animal House. Non vi siete indignati quando lo facevano nei film americanacci dagli anni 90 fino al 2000. Non, nessuno si è indignato. Non si è indignato nessuno quando i vostri rapper preferiti prendono le bottiglie da 1000 euro di vodka di merda e le rovescia nel video perché fanno vedere che i soldi. Non vi indignate quando il vostro rapper preferito fa tutto il comunista, però è pieno d'oro, e per tirare fuori l'oro muoiono nelle cave gli indigeni in Africa e dove cavolo ci posso sono ste cave. Posso dire una cosa, però io non voglio spostare l'attenzione sul rap perché questa non è neanche la cerchia stretta del rap. Qua si parla di una cerchia molto più allargata, è l'Italia. L'Italia che non riesce ad avere un valore reale. Sono impegnati part time, no? A seconda di chi è, allora ti indigni a caso. Più tu sei famoso e più l'opinione pubblica si indigna perché tu non puoi permetterti di fare questo, non puoi permetterti di fare quello. O forse perché io, indignato, non posso permettermelo, punto di domanda. Questa situazione dove io capisco che Fedez non ha bisogno di essere difeso né niente, come la Ferragni non ha bisogno di essere difeso né niente. Sì. Come quella volta che andarono al matrimonio affittando un aereo intero, spostandoci ai Ferragni, così. Quanta gente si affitta gli aerei interi? Raga, c'hai la possibilità di avere i soldi per poterlo fare? Fai lavorare della gente, cioè sono soldi suoi, cioè si compra quello che vuole. E questo dice no, però il problema è che loro hanno lanciato la frutta, hanno lanciato il cibo, lanciato la frutta, lanciato il cibo, pagato e non sprecato e poi donato in beneficenza a chi aveva bisogno. E tanto ormai era per terra, io non lo no, mangio. Non si parla di cibo quello rovinato, si parla di cibo. E se tu lanci un panettone, non lo apri il panettone per lanciarlo, lanci la scatola intera. Voglio lanciare anche i canditi. Ma no, sono buoni. Con la cerbottata. Io so di che rimane. Ci indigniamo per una fetta di lattuga lanciata e non ci indigniamo per i supermercati che buttano quintali di cose dopo. Quando lavoravo nelle grandi catene di cibo dei vari supermercati, andavo lì a montare le luci alla sera perché lavoravo con le cooperative, buttavano via la roba, i prodotti giornalieri, li buttavo via, focacce, cose. E dicevo, ma posso prenderli? No, perché sono da buttare. Li faccio, vabbè, ma me li mangio io, li hai buttati, qua te ne frega. No, non possiamo neanche darli in beneficenza, non possiamo darli neanche alle mense, alla casa o ai barboni, c'è da buttarli. Allora di ste cose non vi indignate. Dei Cobas del latte e succede tutti i giorni, non tutti è che succede un giorno solo. Dei Cobas del latte che sono obbligati a buttare via il latte per comprarlo dalla Francia o dalla Cina, e allora piuttosto che buttarlo poi glielo spruzzano addosso agli sbirri, lì vi indignate. Perché? Perché l'hanno fatto, indignate che perché via. Bloccano il traffico, svuotano le tame per le strade. Ragazzi, non vi è una forma di protesta quelle, però io nessuno di voi ho visto che appoggiava i Cobas che facevano quella forma di protesta per quel tipo. Anche Nitro non ha bisogno che lo difendiamo noi, ma vi siete indignati per il sushi finto. Ma non vi indignate, finto, una coperta di sushi finto. Ma sì, ma poi non vi indignate per l'oro che hanno addosso i vostri rapperini del cavolo, per lo stile di vita che ostentano, che è completamente contro il pianeta, contro la società, contro l'umanità, sfruttando il terzo mondo. Quello non vi indignate mai, solo noi lo diciamo da 2 anni a sta parte. Vi indignate perché l'ha fatto Fedez e sta sul cazzo a tutti, perché è riuscito a fare i soldi che volete fare voi. Con la moglie, però. Vabbè, quei soldi della moglie. Tutto quei risparmi di mia moglie. Come quel Fedez, film. Io te l'ho sempre detto, hai fatto bene. Io ho sto matrimonio riparatore. Sto matrimonio riparatore. Sei incinta, amore. Dobbiamo sposarci. Il discorso, ragazzi, è semplicemente uno. Ci avete rotto il cazzo. Siete il popolino. Siete il popolino. Dai, basta. Popolino. Popolino. Guardatevi l'Isola dei Famosi. Guardatevi Temptation Island. Guardatevi Grande Fratello. E però almeno non vi indignate a caso. Perché siete paladini part time, siete comunisti part time, siete indignati a caso. Comunisti part time, quando chiudono i porti dicono, non è che dicono
dicono all'Europa: Europa, vergogna, hai chiuso tutte le frontiere. Dicono solo a Salvini: Salvini, vergogna, vuoi chiudere i porti. Fedez, vergogna, non mi ha invitato, che ero lì a mangiarmi i canditi per terra. Ma se poi sono quelli che minchia, i genitori non li prendono a schiaffi quando lasciano un tortellino nel piatto e lo buttano via. A casa mia, se non pulivi il piatto, ecco perché. Hai capito? Se non pulivi il piatto, a casa mia si incazzavano. Questi avanzano tutti i giorni la roba nel piatto. Sai il pezzettino di salsiccia, sì, il maccherone, e lo buttano via. Il pezzettino di salsiccia, no, minchia, io, raga, no, questa e, cosa... e tutte le portate. Magari mangiano 13 portate, oh, e per 13 volte la lasciano il pezzettino. Pam! Ma veramente? Però indigni per Fede. Raga, guardate come cazzo sono. Io mi faccio il giro di... Questo è uno spreco di cibo. Indignatevi, per favore. Ma è tutto spreco. Non è spreco. C'è gente che muore di fame e tu prolifichi. Io mi espando come se fossi un tumore in questo mondo. Beh, ma il tumore è un dono comunque. Vabbè, ringraziamo il dono che mi ha fatto il signore. Il signore, vi salutiamo anche noi. Speriamo indignatevi, indignatevi. Doni vi arrivino anche voi. Quest'anno doni per tutti. Doni. Donate, donate, donate. Ciao.